Peppe, sei carico? A palla! Scotland and Wales. Ireland. Oggi ci trattiamo bene, ragazzi. Spezzatino, cos'era spezzatino? Sì! Qua col capitano, grande Michele, la stazione che se la siano portata a casa già. Mannaggia. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Fil Rugby. E Beppe. Ragazzi, è mattina, è Milano e sei un procinto di partire verso Treviso, perché oggi ragazzi, partita fondamentale dei Leoni, perché ci sarà Benetton contro Master. Beppe, come di consueto, pronostico secco subito. Allora, pronostico secco è complicata oggi. Molto. Io dico Munster, ma lo dico in maniera un po' superstiziosa. Ok, ecco, dai, che altro, tocchiamo perché, ferro quindi. Esatto. Sappiamo entrambi che insomma ci sono tanti giocatori che sia da una parte che dall'altra sono impegnati nei raduni nazionali. Per cui sarà una partita un po' strana, un po' diversa, diciamo, si darà la possibilità a giocatori che hanno giocato meno di giocare oggi. Chissà, magari invece mi smentiranno, speriamo, quindi vediamo. Ragazzi, anche oggi saremo ospiti della Gilbert, quindi ringraziamo Francesco. Grazie, che ragazzi. Ci ha ospitato, saremo ancora nell'area hospitality, quindi vi faremo entrare con noi nell'hospitality. Ci sarà da mangiare e da bere, ci saranno i giocatori. Mangiare e non bere non potrete, però vabbè, vi faremo vedere. Ragazzi, Beppe, sei pronto per questa nuova avventura? Dai, vamos! Ragazzi, siete pronti voi? Andiamo, dai! Ragazzi, siamo arrivati. Ci siamo, ragazzi. Sono 2:30. Ecco lo stadio. Ecco lo stadio qua, ragazzi. Quello lì. Ragazzi, oggi berrettino, perché come si dice a Milano, si sbarbella, fa frecce. fa frecce? Sì, c'è un po' di sole, meno male. C'è un po' di sole, dai, che riscalda un po'. Però dopo potrebbe fare freddino. Ragazzi, adesso entriamo, manca un'ora all'inizio della partita. Un po' di birrette per metterci a temperatura, un po' di pasta e fagioli. Speriamo che ci sia la pasta e fagioli. Ah, abbiamo fatto il sondaggio con Dani in live. Danny, vero. Ha vinto che ci vuole il formaggio. No, ha vinto che non ha vinto. No, come no? Io mi ricordo. Non mi ricordo, Dan, dicelo te, Dan. Non mi ricordo. Io mi ricordo di sì. Dai, ragazzi, dai. Andiamo. Ti vedo bene su sto mezzo, andiamo, zio. Dai. Devo tagliare l'erba a campo, raga. Deve essere in perfette condizioni. Ti piacerebbe farlo come lavoro, no? A Monigo. Ti vedo bene. Ok, so we are here with John. Yep. Yeah. Nice to meet you, John. So this is Russ. Russ. Yeah. Okay. Both from Ireland, right? Yes. Okay. So what kind of game we see today? I mean, there are many missing players who joined the national teams. From both sides. Yeah, from both sides. So what do you think?
I think it'll be a very close match. I think that we are introducing some new players who have shown a lot of promise in the recent matches in Munster. So I think we're coming together well. We started off not so good at the beginning of the season, but we have been improving all the time as we went along. So I think our young players that are coming into the team to replace the international players are going to prove to be very strong today. And what do you think about the Benetton team? There we go. I think it's a great team. This is a great place to come for a match. And yeah, we're just sorry we haven't come here before. First time. Yeah. So you really have time to enjoy the match. And certainly will. We have started already. Okay. Thank you very much. Very good. Thank you very much. Enjoy you too. Ragazzi, we are here with Andrew. You ever been to Italy? Have you ever been to Italy before? Yes, been to Italy before, but never here. Okay, where? With the Rome and Verona. Verona, Lake Garda. Verona, Milan. Milan, no. No. Okay. And what do you think about Italy rugby, rugby Italia? It's fantastic. Benetton have been really well this year. Italian rugby is on the up. I think you're going to win two games in the Six Nations. Two games. Scotland. And Wales. Wales. Ireland. Sorry. Away. Sorry. And you think it's glory up? Glory up? Definitely. I mean, if you look at the players that you're missing today, Rex, Navarro, Garbisi, there's so many great players in Italian rugby, so many great players here. It's been hard, obviously, for Italy to get to where they need to go, but they're definitely getting there. There are some fantastic players. Yeah. And today, who's going to win today? I would be more nervous if you had your Italian internationals playing. I think our second string players are better than your second string players. Okay. I think Munster. Okay. I think. Okay. Thank you very much for this interview and enjoy the match. Thank you very much. Thank you. Thanks. Thank you. Cool. Take care. Good luck. Good luck. Spezzatino, cos'è spezzatino? Con le patate, guardate. Con la patata, la patata è sempre buona, ragazzi. Ragazzi, come al solito arriva il momento dell'acqua, che non si dovrebbe dare alle partite. L'acqua fa ruggine, ragazzi. Potrebbe essere bandita. Però vedo anche delle belle spine di birra. Mi sa che gli manca anche una birretta. Ragazzi, dopo c'è il grande momento perché arriva la pasta e fagioli. C'è la pasta e fagioli, senza formaggio. Va bene, dai. Ragazzi, finalmente abbiamo la birra. Vediamo se è arrivata la pasta e fagioli individuata. Ragazzi, dove poteva essere senza formaggio. Però cosa c'è nell'altra mano? Ragazzi, prova costume. Mamma mia. Ragazzi, siamo qua col capitano. Anche gli altri ragazzi, c'è Zani con noi da Klein, e insomma ripartita la meglio. Sarà intanto una partita fondamentale per la classifica, noi abbiamo un punto di sì loro e quindi loro vorranno venire qua e vincere con tutto quello che potranno fare. Noi dall'altro nostro abbiamo il campo della nostra che è fondamentale per noi. Monico si è rivelata veramente la nostra fortezza, il nostro portino in cui ci rifugiamo nei momenti difficili, quindi spero di vedere questa voglia di mostrare al pubblico che ci siamo al 100%. Per quanto riguarda invece le nazioni, come si approccia la nazionale? Ovviamente abbiamo intanto le aspettative sono sicuramente
aspettiamo tanto da, da questo inizio in generale. L'ambizione di tutti sia quella di andare e essere competitivi con tutte le squadre. Sappiamo che è una competizione forse difficile al mondo, quindi non c'è da nascondersi. Nonostante ciò vogliamo provare ad essere competitivi e arrivare con tutte le squadre. Punto a punto. Grazie mille. A voi. Ragazzi, una domanda, ma perché a Monico c'è la cartina dell'Italia e dell'Europa? Beppe, come mai? Noi siamo qua, adesso. Beppe, tu preferisci altre cartine però, eh? Vai a cagare. Marco Bortolani, a disposizione numero 16 Bautista Bernasconi, 17 Thomas Gallo, 18 Filippo Alongi, 19 Nicola Piantella. Spazio meteorologia. Sì, è gugliacci. No, bene, dai, fa freddino, però c'è il sole anche. Campo come al solito a Monico in perfette condizioni. Tribune sono piene, no? Tribune c'è tanta gente, quindi speriamo che sia insomma qualcosa che possa dare un aiuto al Benettone. Dai Leone. Forza Leone. Meta! Dai, bene, perché il gioco era concentrato al centrocampo, sembrava un po' difficile uscire da certe situazioni, però abbiamo trovato un bel break. Sì, meta nata da un calcio di Umaga buttato in mezzo al campo, poteva evitare, buttarla fuori al limite, però peccato, vabbè. Sì, uguale a quella di prima, cioè, sono senza parole. Bisogna leggere un po' meglio il loro attacco, ragazzi, perché sennò qua questi fanno 8 metri uguali. Signor Bepperson, allora, fine primo tempo. Sì. Umaga male più calci, come sì. Hai visto questo primo tempo del Benetton? Insomma, un po' così, abbiamo fatto due mete, però abbiamo concesso due mete veramente stupide a loro, che sono stati bravi, però...
bisogna leggere un po' meglio il loro gioco d'attacco, perché sembra che gli schemi siano un po' quelli, non è che varino tanto, quindi bisogna essere più concreti, dici. Sì, un po' più sostegno, più concreti. Sì, più sostegno in attacco. Meno male che abbia finito comunque il primo tempo con un punto di vantaggio, però insomma non so quanto possa valere ai fini di una vittoria contro Munster. Ragazzi, nel frattempo, il primo tempo, abbiamo comprato una macchina, eccola lì, nell'Audi, e adesso torniamo con l'Audi. Ritorno, l'abbiamo vinta, l'abbiamo vinta e torniamo con l'Audi, magari. Oh, fra, salutiamo Jack. Ciao Jack da Bristol. Ciao Jack da Bristol, saluto da Bristol. A Bristol. Un saluto da Bristol verso Bristol. Raga, neanche il tempo di sederci, Phil. Meta subito, ragazzi, del Munster dopo 30 secondi. Mi sa che del pilone pure, ha fatto una meta da Madonna. Partiti male, peccato, perché aveva fatto un paio di bei placcaggi in avanzamento. Però allora ha mosso la palla veloce al largo e niente, ci hanno trovato sguarniti. Speriamo di recuperare. Possibile metà tecnica, ma la vedo difficile perché eravamo un po' distanti dalla linea di meta, vediamo. Questo è cieco! Fallo, ragazzi, sta dando mischia! È un placcaggio alto! Ragazzi, dai! Dai, recuperiamo, meno 23-28. Dai, meno 5, dai. Penalizzi, dai. Mannaggia, metà del Munster, ormai manco 5 minuti. Più 10. Ragazzi, ho la sensazione che se la siano portata a casa già. Mannaggia, manca poco tempo, punteggio troppo largo. Torno a sperare una rimonta. È dura, molto dura. Ma meno di prendere punto di bonus difensivo a questo punto. Oltre, perché sono più oltre il back to break, quindi. Sì. Secondo te si dice Rino o Rhino Smith? Sì, Rhino tutta la vita. È più bello Rhino, eh. Rhino spacca. Ragazzi, partita finita. Purtroppo ha vinto Munster 30-40-10 lunghezze. Diciamo che un risultato giusto secondo te per quello che si è visto in campo? Sì, giusto sicuramente per quello che si è visto in campo. E Benetton che raccoglie un punto di bonus almeno, che il campionato serve tanto. Non era una partita impossibile, però onestamente l'abbiatamento tra i giocatori del Munster sicuramente è stato migliore, sì. Sì, superiore rispetto ai giocatori del Benetton. Secondo me, scusi interrompo, Benetton non ha trovato un leader in campo che riuscisse a dettare il gioco. Sì, sì, può essere, però insomma comunque si torna a casa con un punto di bonus, meglio di niente. E si guarda avanti, insomma, potrebbe essere infattibile. Esatto, e quindi come detto è un punto di bonus almeno quello. Purtroppo però il Munster ci sorpassa il Benetton in classifica. Comunque penso che rimaniamo sempre in corsa playoff. Siamo sempre in corsa sicuramente, e quindi dai, speriamo bene per il futuro. Ragazzi, adesso ci saranno le Red Panthers, che noi purtroppo non potremo assistere. Contro Red Panthers, contro Beppe. Contro Capitolina? Contro Unione Rugby Cattolini, eccole qua in campo ragazzi, non so se si vede, eccolo lì. Però ragazzi, noi torniamo a casa adesso.
Ragazzi, dallo stadio Munigo è tutto, ragazzi. Ragazzi, state connessi perché il prossimo vlog sarà da... Da uno stadio di calcio, dico solo questo, da uno stadio di calcio. Da uno stadio che di solito ospita solo squadre di calcio. Che ospita Roma e Lazio, ragazzi. Va bene, ragazzi. Dopo, ragazzi. State connessi, alla prossima. Un abbraccio. Tutto. Eccoci qua, ragazzi. Giornata conclusa. Sono circa la 21, sono arrivato adesso ora a casa, a Milano. Eccoci qua. Ragazzi, oggi purtroppo i nostri leoni non sono riusciti a portare a casa una vittoria contro un master molto cinico, molto che non lasciava respirare gli avversari, però comunque Benetton ha ottenuto un punto di bonus offensivo che è preziosissimo per la corsa playoff. Quindi ragazzi, anche con questa sconfitta i leoni sono sempre in corsa playoff, quindi nulla è perduto. Ringrazio nuovamente la Gilbert Italia, quindi Francesco, per averci ospitato a me e Beppe per ospitarti. Ragazzi, metto qui il link in descrizione, tutti i loro siti per acquistare i palloni di ogni genere. Guardate qua, questi sono tutti i palloni da Gilbert acquistati dalla Gilbert Italia. Guardate che splendore. Se vi è piaciuto il vlog, ragazzi, come sempre condividetelo, mettete mi piace, commentate, ragazzi. Iscrivetevi per far crescere il canale e portarvi contenuti sempre più interessanti. Ma restate connessi, ragazzi, perché domenica prossima vi porteremo in uno stadio più importante d'Italia, dove di solito giocano le partite casalinghe la Roma e la Lazio, nella competizione più importante e blasonata del rugby internazionale. Ragazzi, per oggi è davvero tutto. Alla prossima.